Buongiorno viaggiatori! Buongiorno! Oggi cominciamo il video dalla Grand Central Station, una delle stazioni più belle e grandi ovviamente di New York. Bello che la terrazza est della Grand Central Station sia un Apple Store, cioè proprio tutta la terrazza. Eccoci qua davanti alla New York Public Library, un edificio del 1911 in marmo, uno dei più antichi di tutta quanta l'America. Curiosità, i due leoni che sono qua si chiamano Patience e Fortitude. Visitata la Public Library, eccoci qua a Bryant Park. Questo è uno dei parchi più caratteristici e forse più frequentato da newyorkesi in assoluto. Pensate che fino agli anni 80 era chiamata Needle Park, parco degli aghi, per i motivi che potete immaginare. Poi per fortuna è stato riqualificato. Contro i taxi newyorkesi, io mi aspettavo quei bei taxi americani, quelli classici proprio, invece è pieno di Toyota, Nissan. Oh, è da 5 giorni che sto cercando di fare una foto a un taxi di quelli originali newyorkesi, un pezzo di video, una clip ai taxi newyorkesi, e non ne becco uno, Molto bella questa cattedrale di San Patrizio. Unica cosa è un consiglio: a New York portatevi un grandangolo, è anche bello spinto perché tutto quanto è enorme, non sta mai in inquadratura. E dopo aver mangiato un paio di hamburger da Shake Shack, una catena di hamburger pseudo green che insomma erano buoni, sono molto buoni, adesso saliamo sul ponte di Brooklyn. È un'esperienza tutt'altro che intima, è quasi una processione, direi.
Bene, su queste immagini del tramonto di Brooklyn, del ponte di Brooklyn, noi vi diamo l'arrivederci al nostro prossimo video. Come di consueto vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale, sotto il video c'è il bottone iscriviti e attivate la campanella. E maggiori approfondimenti sul nostro blog Scoprire Viaggiando. Ciao viaggiatori e al prossimo video da New York.